È stato presentato ieri sera, nella suggestiva cornice di Palazzo Marone a Monte San Giacomo, il volume Bettino Craxi, Io parlo e continuerò a parlare, note appunti sull'Italia vista da Mamet, con testi raccolti e organizzati dallo storico Andrea Spiri. Il libro raccoglie 6 anni, 1994-2000, di scritti, in gran parte inediti, dell'ex leader socialista. Scritti in cui Craxi, dalla Tunisia, commenta le vicissitudini della vita politica italiana e quelle da lui attraversate in ambito politico-giudiziario, con un punto di vista totalmente soggettivo, vista la totale assenza di autocritica, ma che rappresentano comunque un documento importante per ripercorrere gli anni di Tangentopoli e quelli dei primi vagiti della Seconda Repubblica. A presenziare all'evento, oltre al figlio Bobo, già deputato della Repubblica, il docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Salerno, Carmine Pinto, l'ex parlamentare Carmelo Conte e il giornalista del quotidiano Il Mattino, Antonio Manzo. A moderare l'incontro, che è stato preceduto dai saluti istituzionali del sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta, e del consigliere regionale Donato Pica, l'assessore alla cultura di Monte San Giacomo, Angela D'Arto. Sono dei messaggi nella bottiglia, alcuni di grande lungimiranza, se penso all'Europa, alle riforme istituzionali, alla sinistra italiana, naturalmente infatti in una forma e in una circostanza che non dimentichiamo fu drammatica, anche per certi versi assai dolorosa. E si fa strada, si fa largo dopo tanti anni, dopo 15 anni, come era normale, un modo di vedere le cose diverso da quello che fu allora, ecco, percepita come una grande rivoluzione liberatoria, in realtà si è capito che fu vittima di una vera e propria congiura politica, di una lotta senza quartiere, verso lui, verso il partito. Mi pare che i risultati siano sotto i nostri occhi, insomma, 20 anni di mancate riforme, 20 anni di chiacchiere. E noi ci consoliamo con questa vittoria sul campo della storia.